ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario e Luigi Super Star Saga più scagnozzi di Bowser. Nello scorso video sono finito in fondo al mar dopo aver risolto il piccolo problema che c'era sull'isola di aprire un passaggio per tornare alla civiltà e ho preso un nuovo potere, il potere delle mani, con cui posso creare fuoco con Mario ed elettricità con Luigi. Ma ora devo andare all'aeroporto di Fagiolandia a raccogliere la principessa Peach. Prima però, io una cura la userei perché sono davvero messo malino malino. Va bene, Mario sta abbastanza bene e siamo pronti per andare. Carino l'aeroporto. Bello, ehi. L'aereo che trasporta la principessa Peach sembra sia in ritardo, no. Pare che dal regno dei funghi stia arrivando un personaggio celebre. Scatterà delle foto e vedrà il assapotero della città. Cosa? Ok. Oh, salve. Chi è? Mario e Luigi, lei dice che vi sta chiamando. Trasferitevi sulla pista di rullaggio laggiù. Ma questa che ci dice? Niente, ok. Tutto tranquillo. Ah, ci fanno recuperare la vita. Oh, Mastro Mario, Luigi! La regina Fagiolone è felice della vostra impresa all'Accademia. A proposito, è sorto un problemino per l'accoglienza della principessa Peach. Sulla pista di rullaggio hanno messo radici piante piragna, così l'aereo non può atterrare. Risolvo il problema? Cosa? Volete sapere perché la pista non è stata sistemata? Ma eravamo indaffarati con la strega ghignarda e... Comunque, dovete fare subito qualcosa per risolvere il problema. È una cortesia alla principessa, non potete dire di no. Bene, fratelli Mario e Luigi, rimboccatevi le mani, avanti, forza. Sì, però anche meno, signora. Boh, non è per dire, ma... Che fa, avanti e indietro? Si deve fare anche lei, eh? Oddio, no, volevo un attimino veramente andare di qua. A vedere che c'è. Ah, l'acqua? Posso magari, tipo, far gonfiare le piante piragna? Sollevati, eccolo qua. E eccolo qui. Voglio vedere se posso ucciderle con l'acqua, ma dubito. Cos'è questo ora? Ah sì, posso. E poi col martello? No, così ci combatto invece. Ok, non penso di poterle saltare in bocca, Però che livello è? 19, ah, ok. Ah, certo, sputa il fuoco, ovvio. Easy. Oh, 4 punti esperienza. Ah, ok. Aspetta, per ora sono curioso. Quindi dobbiamo gonfiarle per forza con l'acqua. Ah, con il fuoco si rafforza? Ah, ok. Va bene, devo per forza gonfiarle con l'acqua allora. No problem, no problem. Easy peasy proprio, tranquilli. E Luigi se la ride. Ovviamente mica deve fare lui il lavoro sporco. E ora? Ah, c'è anche di qua! Aspetta. Calma. Ma mi prende qua. Il fagiolghigno. E ora quell'uovo però mi interessa molto, Non male, carino come uovo. Calma. Sì, vabbè, boh, non è per dire, però minimo. E anche altre piante. Cielo. Ma non saranno un po' troppe? E questa. Ah, ok, abbiamo fatto allora. Strano però.
E questo uovo? Ah, bene, bene, bene. Quindi devo uccidere le piante piragna dando loro l'elettricità. Una volta che sono piene d'acqua. È chiaro. Ma meno male che c'era il botanico lì che me l'ha detto, perché altrimenti, ora che ci arrivavo, ci sarebbe voluto un po'. Grazie, botanico. Sei una brava persona, tu. Ma sarà il caso, magari prima, di raccogliere anche questi due fagioli, eh? Da onde evitare poi problemi. Ok, ora sì. Arrivo, cara, eh. Colpo preventivo? No? Ecco, così. Okidoki. Per forza. Dai, però anche quell'altra, no? Uffa. Aspetta, fammi decidere. No, il fuoco dà loro forza, quindi martellaccio e via. Anche se... Ok. Ma dai, l'avevo respinto! Ma per favore. Il tempismo secondo me era ok, eh. Ci riprovo perché l'ho fatta piano prima la... Ok, ci ho preso il tempismo. Penso che sia per entrambi l'attacco. Eh sì, esatto. Oddio, lei potrò saltarle in testa. Sì! Perché non potrei? Però faccio poco, perché c'è il guscio magari che protegge. Eh sì, a questa non piace il fuoco. Ah. Ai 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 ai, che dolores. Allora, io vorrei saltarle in testa per la scienza. Esatto. Vabbè, vabbè, dovevo esserne sicuro. Ah, ok, 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 signorina. Ah, sta lontano, sì. Quindi Mario deve saltare prima nel caso. No, l'attacco è singolo a quanto pare, perché ora l'ha fatto più alto ed era di Mario. Ok, quindi devo sconfiggere i minion pure. Oh, cavoli! Mi ha fregato! Io questo comportamento non me l'aspettavo. Ok, pensavo facesse ancora. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ci sta, ci sta. Se invece facciamo un attacco super salto espulsione... Ma perché?
cavolo, non riesco a prenderci bene il tempo per niente proprio. Vabbè, buonanotte. Riproviamoci. Qui me ne sono accorto dove ho sbagliato. Ok, qui c'ha ragione lui perché me ne sono accorto. Prima no però, prima ero sicuro di aver fatto tutto quanto bene. Ok, che Mario sì. Allora, preferisco fare questo. Bene, era ora. Comunque accidenti ragazzi. È lunga, eh. Più che altro è fastidioso ogni volta dover sconfiggere i minion. Riproviamoci. Ai ai ai. Ho sbagliato ancora e stavolta ho visto proprio bene cosa ho sbagliato, al 100%. Che seccatura. No, no, io finché non ci riesco sto qui. Io finché non ci riesco lo faccio, dai. Ok, va bene, va bene. Va meglio di prima, lo accetto. E quanto è dura sta pianta? Guarda pure quell'altra, ci mancava quell'altra, no? No, l'elettricità. O forse il martello. Elettricità, elettricità.
Una mossa però, su. Ah, andata. Ah, sono buoni punti questi, ora capisco. Ma no! Luigi! Va bene. Ben fatto, fratelli! Ora possiamo accogliere la principessa Peach! Silenzio! La principessa Peach, rappresentante del Regno dei Funghi, vi porge i suoi saluti. Mario, Luigi, grazie per quanto avete fatto. Sono felice di sapervi sani e salvi. Mario, Luigi! Che spasso, che divertimento! In realtà la voce della principessa Peach non è mai stata rubata! Sapevo che la strega ghignarda bramava la nobile voce e allora ho avvertito la principessa in anticipo. Questa è la principessa Peach la cui voce è stata rubata. No, struzzi. Ecco perché Fagiolo Stella ha reagito così alla voce. Lui, il principe sa. Ve l'avevo detto che eravamo più forti. Eh sì. Mario, Luigi, mi dispiace di avervi fatto preoccupare. Quando siete arrivati in fretta e furia al castello, volevo dirvi subito la verità, ma Bowser era già là, e così non ho avuto modo di informarvi. Comunque siete riusciti a sconfiggere la strega ghignarda, evviva, evviva! A proposito, una cosa in merito al fagiolo Stella. Sembra che poi sia caduto da qualche parte, spezzandosi in quattro pezzi. Io vado a cercare i pezzi del fagiolo Stella, voi due fate una gita per il regno con la principessa Peach e divertitevi. Così finisce? Era tutto un barbatrucco allora. Oh Mario, proprio al momento giusto. Mario, Luigi, ho appena parlato con la regina Fagiolona. Nel regno di Fagiolanti c'è una piccola comunità di Todd. Todd, oddio, lo sapevate? Davvero sapevamo? È la città di Todd che sono emigrati in questo paese. Dato che siamo giunti tutti fin qui a Fagiolanti a proporre una visita ufficiale a Toddopoli. Questo sì che è un bel discorso, però in pratica per andare a Toddopoli bisogna passare a nord da Val Sorriso. Lì ci sono molti mostri e per la principessa Peach potrebbe essere pericoloso. Come rappresentante dei Todd sono assolutamente contrario, ed è tutto sconsigliabile attraversare una terra ignota per di più piena di mostri. Però, se Mario e Luigi si occupano della sicurezza... Mario, Luigi, se le cose stanno così, allora mi accompagnate a Toddopoli, vero? Luigi, ma che dici? Bene. Così andrebbe bene, Mastro Todd? Non ci sono alternative. Comunque fate molta, 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 molta attenzione. Noi iniziamo subito a prepararci. Mario e Luigi, voi andate avanti e aspettateci all'ingresso di Val Sorriso. Allora, regina Fagiolona e i miei omaggi, ne partiamo. La vostra principessa non è soltanto bella, ma anche simpatica e gentile. Tutti noi siamo profondamente ammirati. Mario, Luigi, vi affido la scorta della principessa Peach. Per andare a Val Sorriso dirigetevi a nord-est una volta usciti dal borgo. Nord-est. Tutto chiaro.
Ma cos'era quel rumore strano? Io esplorerei Val Sorriso proprio velocemente, perché l'episodio è bello che è concluso. Ehi là, non ci si vede da un po', eh? Oh, i martellacci! Come va, tutto bene? Ah, sai una cosa, ci siamo trasferiti. Ora stiamo in un posto più grande, finalmente si respira un po'. Ogni abitante del villaggio di Riterra ha già comprato uno dei nostri martelli. Significa che non resta più nessuno a cui venderli. Che peccato. Per questo ci siamo trasferiti nella grande città, per allargare i nostri orizzonti. Qui facciamo la bella vita, ce la godiamo come dei veri VIP. Per trovarci uscite dal villaggio in direzione est. Venite quando volete. Se portate i vostri martelli ve li potenzieremo. Quello che aspettavo. Beh, ci vediamo allora. Allora devo andare a potenziare i miei martelli a est, quindi di qua. Che cosa succede qui? Facciamo una foto, la faccio io, scatterò una bella foto. Allora, volete una foto? No. Vabbè, tranquillo, Sì, guarda, la voglio. Fammi un po' una foto, per favore. Va bene, 100 monete, è un po' carestosa, eh. Però mi sa che posso rifare la foto del passaporto di Mario. Non premete? Ok. Ecco la foto del passaporto nuova, grazie. Oh, finalmente l'ho rifatta. Vai, altra musica. Ora, i fratelli martelli, dove sono? Credo che i fratelli martelli siano quassù, se non ricordo male. Sì, qua. Dietro sto cancello dovrebbero essere. Qua sì, c'è una foresta. Ah. Sì, forse proprio qui sotto. Sto lachito che mi insegue mi ha un po' scocciato, eh. Eccoli, infatti. Oh, mi chiedevo chi fosse. Ovvio, sono i fratelli Mario e Luigi. State bene? Noi ci siamo trasferiti qui. Rispetto a prima, la stanza è più grande e il lavoro meno impegnativo, per fortuna. Quei martelli costruiti per voi, riuscite a brandirli bene? Se hanno dei problemi, nessun problema, li sistemiamo per il meglio. Che ne pensate? Il lavoro è gratis. Certo, non tiriamoli. Bene, affiateci i martelli per un poco. Belli, shiny. L'opera è fatta. Ora sono più potenti. Ora potrete distruggere anche le pietre che prima erano troppo dure. Provate subito la forza d'urto dei nuovi martelli. Tornate fra qualche tempo. Aggiusteremo i miei martelli e li renderemo anche più potenti, chissà. Non potete farlo direttamente ora? Cioè, nel senso... Dai. Ehi là. E questo non si può. Questo è per la prossima volta, giusto? Quando diventeranno ancora più potenti. Ma tipo, se lo fai adesso? No? Proprio no, eh. Non posso incendiarvi la focina qui? No? Va bene. Ad ogni modo, per questo video è tutto, amici miei. Nel prossimo andremo con la principessa Peach e le faremo da scorta per Val Sorriso. E c'è... è contrassegnato con un teschio. Mi preoccuperei, Un pelino mi preoccuperei. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. Ci vediamo alla prossima. Ciao.